Allora, un ciao a tutti, uh, scusate questa veloce uh, apparizione, volevo solo dirvi che uh, parlando dell'hip hop uh, c'è una considerazione extra che merita un piccolo episodio a parte, molto breve, che però è denso di spunti ed informazioni e lo registro senza la luce e il mio tecnico che al momento non è qua perché mi è venuta l'ispirazione per questo discorso e purtroppo io sono proprio un performer live nel senso che non mi preparo questi discorsi mi vengono forse perché ho bisogno di comunicare e non riesco mai a parlare con la gente che annoio e che si addormenta prima della quinta parola che dico quindi li metto su youtube e chi se li vuole vedere se li vede e chi no eh, amici come prima beh quello che volevo dire è che in molti episodi di cui ho parlato di pop e ce n'è diversi ormai ho dato l'impressione e mi scuso anche un po' di questo di aver parlato di pop un po' alle volte in maniera molto critica oggi eh, andando a scartabellare un po' di dischi di pop ad esempio volevo riascoltarmi i Run DMC. C'è questa mania che ho avuto oggi, no? Volevo riascoltarmi tutti gli LP, tutti gli LP dei Run DMC, questo è originale americano dell'epoca. Qua che cosa abbiamo? Questo è originale americano, ho girato originale europeo, canadese o che cos'è? Vabbè, insomma, quelli che ho comprato all'epoca. Uh, e nel, nello scartabellare gli album dei Randy MC mi sono reso conto che io ho tantissimi singoli di pop, migliaia e migliaia, da pochi album. E ho pensato, ma come mai? Perché io ho migliaia e migliaia di album di funk, migliaia e migliaia di album di jazz, migliaia e migliaia di album di, di disco, la disco album, quindi insomma un genere molto dense in album. Ma come mai solo pochi album di pop? Perché, nonostante tutto quello che l'hip hop ha dato, che è moltissimo, mi sono analizzato un po', mi sono guardato dentro e ho scoperto che io, alla fine dei conti, proprio andando a vedere nei recessi del mio po povero animo tormentato, considero l'hip hop come un surrogato, ma non coscientemente. Cioè, per me, l'hip hop, quando parlo, è un genere come un altro. Però l'hip hop è anche molta parte di, della house music, ma di questo, questo dedicheremo un puntatone a parte lo considero come un surrogato cioè questo non vuol dire che lo considero come una, un pezzo di spazzatura un, un rifiuto musicale, no, semplicemente qualcosa di secondario qualcosa che è la copia sostitutiva di qualcosa di originale che ormai non c'è più o che, o che non è quello. Cioè, ad esempio, Randy MC molto bello, molto divertente, ma mi appassiona 100 volte meno che un pezzo di rap del 78, fatto con musicisti come ad esempio Spoony G, perché io sono nato nel 67, da ragazzino ho vissuto tutti gli anni 70 e sono stato bombardato durante la mia infanzia, giovinezza, prima giovinezza di musica fatta da musicisti, cioè registrata in studio da band. Anche nella dance, perché la dance negli anni 70 era fatta live. C'era chitarra, c'era batteria, c'era basso, c'era Fender Rhodes, c'era Honor Clavinet, c'era baby Gran piano o Gran piano, c'era qualche sintetizzatore, alle volte tanti, alle volte pochi. Insomma, c'erano delle persone che suonavano dal vivo. Quello che succede con l'hip hop è che molte volte ci sono anche artisti che fanno hip hop dal vivo e registrano batterie e poi le campionano, quindi in un certo senso c'è una performance live, ma in molti altri casi è roba campionata da altri. Vuol dire che, adesso senza disquisire in dettaglio delle tecniche di campionamento, che io come anche produttore di New Disco vi terrei troppo sull'argomento, posso dire che... Um, prendere delle cose fatte da altri per me è come rubare l'ho già detto questo quando parlavo della golden age dell'hip hop e in altri episodi più recenti per me è un po come rubare perché lo sforzo che ha fatto il sound engineer per poter uh, costruire quel suono sia in fase di recording per ciò che riguarda il recording engineer sia in fase di mixaggio il mixing engineer o i mixing engineer perché negli anni 70 ce n'era più di uno ehm, come dire quello sforzo è ovviamente eh, totalmente evitato e si prende già una bella cassa un bel rullante che suonano esattamente come, come come si vorrebbe senza farsi il culo per farli uguali poi lo sforzo che ha fatto il batterista nel caso sia uno snare cioè una cassa un rullante Uh, una rullante, una cassa di un pezzo anni 70-80, però registrato live è, stat è stato tenuto dal batterista uh, intonando, cioè into avitando le sue pelli sulla batteria e facendosi un culo così per avere quel tipo di suono. Per cui molti batteristi portano in recording sessions la loro batteria che ci hanno messo degli anni a studiarla a cambiare pelli su pelli e lavorare fino a quando non hanno ottenuto il loro suono più tante altre cose tecniche ad esempio nel registrarla, mettere oggetti sotto la batteria mettere cose dentro la gran cassa per farla suonare in un modo o nell'altro o combinare diversi tom rullanti di batteria in modo da ottenere una combinazione di suoni percussivi e questo solo per la batteria, si può fare lo stesso discorso per il basso, per la chitarra Bassisti che avevano cambiato decine di amplificatori prima di trovare la combinazione esatta e che avevano un rack di effetti tutti studiati al millimetro e la loro combinazione dava quel suono esatto che sentite nei dischi, che più quello che è stato il lavoro del sound engineer dei sound engineers ha dato un sound pazzesco. Campionare quella roba significa bypassare lo sforzo che hanno fatto tantissime persone, coloro i quali sono avvocati della musica per tutti, della musica pubblica, dicono sì, ma tutti questi sforzi sono creare musica per l'umanità, la musica poi deve essere un qualcosa che viene trasformato da tutti in una sorta di rituale collettivo, per cui è viva il campionamento, anche noi abbiamo il diritto di avere questa cassa e questo rullante, l'hanno fatto degli altri, ci hanno fatto i loro soldi, li facciamo anche noi, pazzesco, ben fatto, però qui io, io ho due issues. Che poi svilupperò anche questi successivamente. Vedete quanti argomenti negli argomenti che mi vengono. Eh sì, lo ammetto, sono un pasticcione. E il primo issue è questo. Punto 1. Quanto, quanto bene potrebbe fare una persona se si mettesse a fare le stesse cose che si facevano in quegli anni, cioè negli anni 70-80. Cioè, lavorare con musicisti e cercare di ottenere con strumenti veri o comunque. Con un gruppo di, la, di, di live musicians, quel tipo di sound, anziché campionarlo. Questo significa tagliarsi un talento, perché effettivamente chi te lo dice? Che tu che campioni lo snare, mi stai guardando adesso e mi dici che stronzo sto qua, che coglione? No. Perché se tu ti mettessi a campionare, anziché campionare, ti mettessi a registrare con dei musicisti, faresti magari ancora meglio di quello che hanno fatto negli anni 70. Anche perché adesso esistono tecniche di registrazione in digitali nel 2012 che sono molto evolute rispetto alle recording che c'erano negli anni 70. Potresti usare un ibrido, potresti ad esempio andare in studio, se hai qualche soldo, e registrarti le batterie su tape, passarle su Pro Tools, con la saturazione del nastro suonano in maniera diversa. Potrai piacerti o no, e poi processarle con tutti i tuoi plugin, che potrebbero essere gli UAD, potrebbero essere i waves, eccetera. Quello che vuoi, quello che ti pare. Sequenziarli in Ableton, sequenziarli in Produce, in Logic, in Cakewalk, whatever you like. E invece tu campioni, e questo rimane. Qualcosa che tu non esperisci, cioè tu non fai l'esperimento e magari scopri che non hai talento, e effettivamente è un lavoro troppo lungo. Magari scopri che è divertente invece incontrarsi con un batterista e fare pum-pum-pum-pum-pum-pum. E questa è la prima ragione per cui io, facendo tanti collegamenti e tante uh, associazioni di pensiero, arrivo a considerare l'hip hop alle volte come un genere secondario. Perché si sente che in molti casi c'è stato proprio un campionamento gretto di una cosa tutta intera quando magari si poteva far meglio se si faceva a mano e per i fatti propri cioè alla fine dei conti non è detto che campionare i JB's e Massio Parker Siano la soluzione migliore. Non è detto che campionare un disco con dei musicisti dalla faccia nera, come dite voi in Italia, no? Campionare gli Ojays, campionare un disco del The Sound of Philadelphia o gli Whispers, vi migliori, vi migliori le cose. Molte volte se vi fate, se chiamate i vostri amici, vi mettete a un metro di distanza del microfono e vi fate i clap su tutto il pezzo, avrete le mani un po' più rosse alla fine, ma avrete dei clap molto belli. Che sono fatti da voi, anziché campionare la ca lo snare col clappone fatto da qualcun altro, che magari è inclusa in un mix che deve suonare in un modo e non si lega molto bene a quello che fate voi perché voi avete già in testa un suono un po' diverso, il mix vostro sarà diverso. Quindi per questo che io considero alle volte hip hop e house. Alle volte generi un po' secondari, perché si bypassa, si, si taglia fuori tutto uno sforzo, che è quello di creare il suono, che è un divertimento assoluto, perché voi non siete mai andati nella vostra vasca da bagno con due cucchiai e avete percosso la vasca da bagno e registrato con un microfono ad alta qualità, ma lo sapete che se avete un po' di senso del ritmo e vi esercitate un po' vengono fuori dei suoni allucinanti, che sono farina della vostra performance. Cioè, è, è, una, è una rivoluzione questo nel fare musica nel 2012 perché tutti siamo abituati alle, ai virtual instruments, alle banche, ai campioni. È tutto già fatto. Ad esempio, c'è Contact Complete, Complete 8, gli Ultimate, che io tra le cose ho comprato, bellissimo piece of software della Native Instruments. Cioè, proprio rispetto, però cazzo ci sono tutte le batterie di Abbey Road dentro che sono splendide già fatte ma sarebbe bello che voi andaste in uno studio con un batterista la sua batteria e vedere le differenze magari scoprite un talento nel farvi la batteria da voi nel farvi i clap da voi nel farvi i bassi da voi e poi magari potete anche usare le batterie di contact e allora sì che diventa uno sforzo sì che diventa farina veramente del vostro sacco perché se sì, usate suoni di altri però siete lì a dirigere i musicisti, siete voi che gli dite che cosa volete da loro, è vostra la musica. Se sì, l'idea che c'è nel retro pensiero che portate in studio è vostra. A happy man goes up and down in the darkness of the funky town and you don't know what you're missing about questa è la cosa molto importante per cui se l'hip hop fosse fatto così tutto o quasi tutto allora sì che sarebbe musica totalmente indipendente ma nell'hip hop c'è una rivoluzione essenziale che negli anni 70 non era ancora avvenuta non solo copiare la musica che già negli anni 70, 60, 50 si faceva a vomito ma, cioè esageratamente ma, ma prendere proprio il suono già fatto e rimetterlo nella canzone nuova, nel pezzo nuovo che si produce. Cioè, la copiatura delle registrazioni, che è la rivoluzione vera dell'hip hop. E in un certo senso, giocare coi campioni è un atto creativo e può portare a dei risultati incredibili. Ad esempio, io parlo sempre dei Public Enemy, ma potrei portare 27.000 altri esempi pensandoci un po' di gruppi che hanno campionato altri e hanno fatto veramente delle robe pazzesche. Ad esempio, nell'ambito della house commerciale, io non posso dire, non posso non dire che i Freemason sono bravi. Perché hanno preso dei pezzi anni 70 e li hanno fatti molto, molto bene, con un sound attuale, che è super commerciale. Viene definita gay music, vabbè, queste label qua che vengono date. Però effettivamente è fatto molto bene. Così che, ad esempio... Uh, molti musicisti degli anni 80 e 90 hanno campionato e stracampionato: ad esempio Mooney Love, e in alcuni casi il risultato era carino. Non molto innovativo come esperimento molto commerciale, però uh, interessante. Però rimane sempre: per uno che ha vissuto come me negli anni 70, riascoltare gli Whispers o i Can Fan Shan uh, luppati! Con uno che ci reppa sopra, manca un po' di originalità la cosa, cioè non, non riesco a sentirlo come un genere primario. Per me, è quello è un surrogato: cioè, per me, è quello è sentire gli whispers con uno che ci reppa sopra. Per il ragazzo che adesso mi sta guardando, o la ragazza che sono nati e vissuti con l'hip hop e non hanno vissuto quello che c'era prima, per loro, quello invece è musica primaria perché è la musica che li ha rapiti, la musica che li ha ipnotizzati e che li ha affascinati. E questo, infatti è totalmente comprensibile io vi capisco cioè non è che vi, vi pe penso che siate dei cretini assolutamente assolutamente solo che sto spiegando perché io vedo l'hip hop come musica su surrogato non sto accusando voi sto dicendo cioè che l'hip hop di per sé in generale quello che usa diciamo l'hip hop che usa tanto 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 campioni belli grossi dei chunk dei pezzettoni di campioni dei classici e dei non classici, del funk, del soul, del jazz, eccetera, come così la drum and bass che fa la stessa cosa, il house che fa la stessa cosa, e tutti i generi che fanno la stessa cosa, a me sembrano surrogati della mia musica, o meglio, non della mia musica, della musica che mi piace tanto. E questo è una sensazione, un feeling, non è un'idea, cioè non lo sostengo razionalmente, lo sento emotivamente, cioè razionalmente penso che ci vuole uno sforzo enorme a produrre un disco di pop ben fatto. E rispetto per chi lo fa anche campionando sentimentalmente emotivamente non posso amare l'hip hop con tanti campioni così come amo la musica da cui loro hanno campionato cioè gli hip hop producers la stessa cosa posso dire dell'house cioè I love a lot of house cioè c'è da house che è fatta bene però quando mi sento dentro una chitarra che mi arriva non lo so dai crown eights affair o dagli Ohio Players, strecciata a 133 bpm, uguale identica, senza neanche qualche taglietto e qualche cosa. Non posso citarmi. La stessa cosa è quando mi sento i Daft Punk. Adesso, se parlare dei Daft Punk sembra sparare sulla Croce Rossa. Va bene, ok. Sono bravi. Hanno fatto parallel compression. Hanno fatto quelle casse che si infilano nel, nel mix che sono splendide. Ecco questo, rispetto. Però, ragazzi, hanno fatto Tron, che è una grandissima opera. Per carità, una colonna sonora dà paura. Però ragazzi, ma guardatevi un po' questi esempi su YouTube, che adesso vi faccio vedere. In questi esempi, che cosa c'è? C'è un pezzo preso pari pari e messo lì. Cioè, uno mi dice: ma la Sugarill Gang l'aveva già fatto con Rapper's Delight? No, la Sugarill Gang aveva copiato il basso e gli strings di, rap, di, di Good Times della Chic, ma non aveva preso la registrazione, avevano risuonato tutto. E quello era già più divertente. Anche se, comunque, una copia di una baseline e di un riff di altri quindi anche lì comunque non è quella grande opera originale ma cos'è originale alla fine chissà da cosa hanno copiato gli chic anche se molti dicono che gli chic sono un gruppo unico che ha fatto cose pazzesche quindi alla fine dei conti parlando proprio papele papele come si dice a genova chiari chiari prendere pezzettoni di musica e sbatterli lì e farci il proprio disco per quanto la produzione sia stratosferica per me è un po' rubare se non tanto rubare ed è eh, fare un surrogato di musica e su youtube io ho ricevuto miliardi di insulti perché dicono che sono old fashion perché ho la testa chiusa perché non vedo non, non riesco a vivere nel presente ma io ci vivo nel presente a me piacciono molti gruppi del presente che fanno musica ma fanno musica cioè non fanno campionamenti fanno, se fanno campionamenti lo fanno in maniera creativa secondo me qua ci sono delle differenze enormi qua c'è tutto uno sforzo da una parte e c'è proprio tutto una una scoppiazzatura dall'altra che rende l'operazione esplicitamente commerciale, della serie prendi e metti lì e facciamo qualche soldo, l'originale famoso prendiamo questo riff, prendiamo questo basso, lo mettiamo lì e facciamo qualche soldo, mi deprimo quasi a pensarci proprio la musica proprio come business come riciclaggio, poi ci sono degli esempi uh, terrificanti in cui si ripropongono staying alive rifatto anni 80-90, ma quelli sono, sono business che fanno le etichette eh, mi dispiace per le vittime di queste eh, di queste operazioni commerciali che sono stati i poveri dj che come mi hanno dovuto suonarli se volevano guadagnarsi la pagnotta negli anni 80 ma unfortunately, unfortunately that's the way things are grazie tante per questo uh, appuntamento, mi si è esaurita l'ispirazione a tra poco per un altro meraviglioso episodio con una luce migliore magari. Ciao ciao!